Ciao a tutti draghi, io sono Ethereum e vi do il benvenuto in questo nuovo video su Warframe che inizia così, un po' buio, un po' scuro con questa linea tagliata malissimo in mezzo alle scatole, ma ehi, non fa niente. Ciò di cui andiamo a parlare oggi, lo avete visto chiaramente nel titolo, è Ildrin, a grande, anzi grandissima richiesta di molti di voi che mi hanno giustamente fatto notare che potevo fare uscire un video su Ildrin. Beh, eccolo qua, ok? Ci ho messo un po' di tempo, me ne rendo conto, non è un Warframe che gioco solitamente, quindi ho impiegato veramente tanto, tanto tempo per... ma nemmeno imparare a giocarla, anche solo capire come funzionasse. Per imparare a giocarla, beh, forse ci vorrà un bel po' più di tempo, ma tant'è. Quando uscì Ildrin, molti la chiamavano l'Inaros degli scudi, perché... lei non ha tanta vita, ne avrà tipo 200, 300, cosa del genere, però ha tipo troppi scudi, sui 3.500 soltanto con Redirection, per farvi capire. Ma può arrivare anche a 8.000, 7.000, in base alla build che poi andate a costruirle attorno. E visto che le mie intro durano sempre troppo tempo, andiamo direttamente a vedere la sigla, poi le abilità di Ildrin e come si comportano contro gli avversari. Vi farò vedere un paio di build che ho preparato per voi. Usatele, mi raccomando, come spunto per creare poi le vostre uniche build. E poi infine andremo in una missione Steelpath a vedere un po' come si comporta la nostra cara Ildrin. Come sempre, se non l'aveste già fatto, vi invito ad iscrivervi a questo canale, lasciare anche un mi piace, sempre se ovviamente vi piacciono i miei contenuti. Andiamo subito, senza ulteriori indugi, a vedere le abilità di Ildrin e poi passiamo a quello che magari più vi interessa, anche se, di fatto, questa dovrebbe essere la parte più interessante del video, secondo me. La passiva di Ildrin diventa invulnerabile per un momento dopo che gli scudi sono stati prosciugati. Una volta che finiscono gli scudi siete invulnerabili per, non ricordo, penso un secondo o due. Questa abilità viene ripristinata quando gli scudi vengono totalmente ricaricati. In definitiva, quando poi gli scudi tornano al massimo, questa passiva si riattiva, quindi consumate di nuovo gli scudi, avete di nuovo la passiva, quindi siete nuovamente invulnerabili. Molto, molto easy, molto, molto forte. Bellfire carica e scaglia devastanti dardi di fuoco. Grazie mille Ordis che rovini sempre tutti i miei video con le tue battute molto interessanti. Il Bellfire è la sua arma distintiva, la sua arma unica. Questa può essere buildata a parte all'interno dell'arsenale. Consuma scudi. Caratteristica delle sue abilità infatti è che tutti i suoi colpi, tutte le sue abilità consumano o ricaricano scudi, e questa chiaramente non fa eccezione. Ogni colpo consuma, in questo caso con la build che ho di sotto, 155 con il colpo base caricato, arriva a togliere anche 697 di scudo, che è veramente, veramente tanto, ma la build non ha molta efficienza in questo caso. E il danno è un danno tipo elettrico che ha un raggio d'esplosione. La seconda abilità invece è il Pillage, sottrae una percentuale di scudi e armature dai nemici vicini per ripristinare scudi e sovrascudi. Attenzione, toglie armatura ai nemici, ma non ovviamente l'armatura, ovviamente agli scudi sempre. Rimuove inoltre gli effetti da Ildrin e dai suoi alleati, è estremamente, estremamente potente questa abilità. Potete notare anche in basso un'altra dicitura, Blazing Pillage, ma quella è una mod specifica che andremo a vedere a breve. La terza abilità si chiama Haven, crea un'area protettiva attorno agli alleati, mentre i nemici che si avvicinano subiranno danni. Ora, quest'aura protettiva non fa altro che dare scudi agli alleati, molto molto semplicemente, mentre ai nemici andrà a far danno, tutto qui. Il danno è di tipo radioattivo ed è un danno al secondo. Consumo tantissimo, ma perché ovviamente la mia build consuma tanti scudi, tanta energia, stavo per dire. Ogni alleato che subisce Haven, compresi anche gli obiettivi come appunto i pod per la difesa essenzialmente,
consumano scudo al secondo. 8 e 75 con questa build, mentre ogni nemico che subisce Haven mi fa perdere 43 di scudo. Non è molto efficiente, ma poi vedrete comunque la build come funge. L'ultima abilità è la Aegis Storm. Prendi il volo e scagli una pioggia di razzi Bellfire sul nemico. Non so bene... Ok, no, non fa niente. I nemici vicini vengono lanciati in aria creando un globo di energia. Ecco, magari la prima parte il danno me, però... Però, la parte veramente interessante è questa. Quando voi siete in Aegis Storm, potete usare la terza abilità, potete attivare e disattivarla, potete attivare la prima abilità e disattivarla, ma non potete attivare Pillage, cioè non potete ricaricare gli scudi. Mentre siete in volo, consumate energia ogni secondo e ogni nemico all'interno del raggio del vostro Aegis Storm vi fa consumare ulteriori scudi. Non è molto efficiente come abilità, però ogni nemico all'interno dell'Aegis Storm rilascia una sfera di energia ogni tot di tempo. Questa è l'abilità che più vi interessa se state facendo l'Operation Scarlet Orphix Spear Venom. Eh sì, l'ho detto sbagliato di proposito. Adesso che abbiamo visto le sue abilità all'opera, vi faccio vedere la build che ho usato in questi giorni per expare Ildrin. Non è una build completa perché ho finito l'endo, era un po' che non lo dicevo, ma è successo nuovamente. E quindi non ho potuto portare al massimo una mod, ossia il Primed Surefooted. Mi urge dirvi che questa è la prima build su cui uso il Primed Surefooted, perché non ho voluto cambiare la polarità di base che c'era qua. Era già una D, era già una Vazarin, quindi ho voluto mettere il Primed Surefooted. Perché ho messo questa? Perché questa build è quella in cui vado a sostituire un'abilità di Ildrin, o la prima o la quarta. Quindi non vado a volare in giro, ho bisogno di stabilità e non metto quindi l'altra mod che possiede una D, una Vazarin, non ricordo mai i nomi, eccola qui, l'Agility Drift. Questa ha il danno ridotto al 12% mentre sei in volo e il 6% di evasione. Stessa cosa come Aviator, danno ridotto in volo al 40%. Questa... funziona con la Aegis, conta che siete in volo mentre state svolazzando in giro con la Aegis, quindi ci sta. C'è da dire anche che i nemici nel raggio del vostro Aegis Storm non possono colpirvi perché sono bloccati in aria, quindi... sì, danno ridotto, me. Preferisco la Primed, che purtroppo non è al massimo, arriverà poi al 100% della probabilità di resistere all'atterramento, perché... ho bisogno con questa build di spammare la seconda abilità per far danno. Ho messo poi il Growing Power per darmi ancora più potenza abilità. È semplicissimo, basta applicare un effetto con le armi e mi aumenta la potenza abilità. Ho messo una forma aura qui così da poter mettere in caso Corrosive Projection. Diciamo che non ce n'è bisogno perché già col nostro Pillage, andando a prendere gli scudi e l'armatura, in questo caso anche degli avversari, avete visto durante la spiegazione dell'abilità che a un certo punto gli togliamo l'armatura ai nemici, quindi non mi sembrava il caso di mettere anche qui Corrosive Projection. Hanno meno armatura, è più facile togliergliela, va bene, però più potenza vuol dire anche più danni, banalmente. Questa è una build che va molto sul danno, siamo quasi al 300% del danno, ma con questa build non vado a usare, dicevo prima, né la prima abilità né la sua quarta. Durante la quarta non posso usare la 2, che è quella poi che ci va a ricaricare gli scudi. Con questa build ho sempre la terza abilità attiva e la seconda, più delle opzioni che adesso vi andrò a far vedere per l'Helmet System. Due abilità, una attiva e una da quasi spammare ogni volta che è possibile, più un'abilità dell'Helmet che vado anche lì quasi a spammare, non è vero, ma la tengo sempre attiva. Ci sono mod che aumentano il danno, mod che aumentano un po' la portata, sia per la nostra seconda abilità, il Pillage, che ci carica gli scudi, sia per la terza, che va ad aumentare il danno
sui nemici e i sovrascudi, gli scudi in generale sui nostri alleati. Ci sono delle mod difensive come l'adaptation e ovviamente il redirection che ci aumenta lo scudo fino al 3555. C'è la mod Blazing Pillage che adesso andiamo a leggere e la nostra Umbral Intensify. Mi hanno fatto notare in live che al posto di adaptation si potrebbe benissimo mettere Fast Deflection. Va benissimo assolutamente. Mi piace molto adaptation se dovessimo beccarci, tra virgolette, il danno da tossina. Però una cosa che ho letto prima ma non gli ho dato molta importanza: la seconda abilità Pillage toglie gli effetti sia su Ildrin che sugli alleati. Quindi volendo vi sentiste un pochino più tranquilli sugli effetti, visto che ce li possiamo togliere appunto col Pillage, togliete tranquillamente adaptation, andiamo di Fast Deflection. Più ricarica scudo vuol dire banalmente che siete sempre meno in pericolo con le vostre abilità. Per adesso ci lasciamo questa, ma ovviamente come tutte le mod in questa build è a vostra discrezione. Cosa fa Blazing Pillage? È il potenziamento per appunto il Pillage ed è la risposta della Digital Extreme alla domanda: ma Ildrin contro gli Infested che mi fa? È pur vero che la seconda abilità toglie scudi e sovrascudi, ma gli Infested, quelli base, non quelli di Deimos, no? Che c'hanno soltanto vita, non c'hanno scudi, non c'hanno scudi, Che faccio? Blazing Pillage. I nemici affetti da Heaven andranno a fuoco subendo 200 danni fuoco e ripristinano 50 scudi aggiuntivi su Ildrin. Questo ovviamente scala con la nostra potenziabilità, quindi diventa quasi 600 di danno da fuoco e quasi 150 di scudo per ogni nemico colpito con il nostro Pillage. Questo fa workare Ildrin anche benissimo contro l'infestazione, perché appunto gli diamo fuoco. Non prendiamo i loro scudi, non prendiamo la loro armatura, ma comunque gli facciamo un po' di danno. Come arcani ho scelto ovviamente Dark Barrier, che al suo livello massimo, dopo aver subito danni agli scudi, abbiamo il 6% di probabilità di ricaricare istantaneamente tutti gli scudi, e avesse avuto la Aegis al massimo sarebbe stato carino, ma sono un pirla e non l'ho potenziato al massimo. Dopo aver subito danni agli scudi abbiamo il 3% di possibilità di ricaricare il 30% degli scudi per 12 secondi, quindi not bad anche questo. Non ci sarebbe male anche un Guardian, volendo. Più armatura vuol dire banalmente meno danni ai nostri scudi, quindi più spamming di abilità, se vogliamo. Vi farò vedere comunque adesso contro dei nemici reali che si muovono, magari, che non occorre niente di tutto questo, però gli aiuti non guastano mai, ecco. Vi dicevo che questa build la uso insieme ad un'abilità che adesso andremo a mettere col nostro Helmet System e che quindi massimizza il danno che andiamo a fare con il Pillage ai nostri avversari. Vi farò vedere diverse alternative, ho fatto diverse registrazioni in questi giorni dove faccio vedere varie alternative sempre con il nostro helmet. Non ho potuto provare ancora purtroppo l'abilità di Gauss perché sta venendo assimilato in questo momento mentre sto registrando. Magari, ecco, fatemi sapere voi nei commenti cosa ne pensate. Mi piaceva molto l'idea di aggiungere fuoco al fuoco con l'abilità appunto di Gauss. Un'altra build che vado a proporvi è questa. Probabilmente se state facendo appunto l'Orphix Venom Spear Scarletto, questa è la build che più vi interessa in questo momento, perché di Ildrin la userete unicamente come 4 vivente, ok? La mettete essenzialmente in un angolino nell'area esterna della ball dell'Orphix Venom con la quarta abilità attiva, in modo che poi i nemici da quella via non vanno a entrare e vi danno fastidio durante l'eliminazione appunto dell'Orphix Venom, che è già contro i Sentient, quindi un casino, dove gestire pure i Corpus, i Greenir o quel che è. E voi siete con il vostro Necromech all'interno della bolla a far danni. Quindi,
più portata possibile. Già è veramente, veramente troppa. Pure questa 40 di raggio quasi è veramente, veramente troppo. Una volta finito poi quell'Orphix Venom, ce ne torniamo indietro con il nostro Necromech, che magari ha perso un po' di energia. Tutti quanti i nemici all'interno della quarta abilità di Ildrin avranno rilasciato della sua energia, quindi il nostro Necromech sarà full. Evviva, evviva. Questa build funziona anche semplicemente utilizzando la quarta abilità. Unica cosa, magari andate non a mettere Fleeting Expertise se vi trovate in difficoltà, ma utilizzare Streamline, perché è vero che più efficienza significa meno costo di attivazione, ma più durata vuol dire anche meno riduzione di energia al secondo e meno consumo per ogni nemico della vostra quarta abilità. Per cui ci sta. Volendo potreste anche togliere l'augur Reach per mettere altra durata. Così. Per esempio. Tanto il 235% di portata è veramente, veramente tanto. Io le build ve le faccio vedere. Come dico sempre, sono qui per darvi un aiuto, non per imboccarvi la build del giorno, ok? Questa invece è una build che ho pensato per, ipoteticamente, una prima abilità. La prima abilità l'abbiamo vista prima, è il Bellfire. Adesso faccio vedere anche la build che ho preparato per questo simpatico cannoncino. Raramente carico il colpo perché mi preferisco spammare l'abilità. Non abbiamo molta efficienza, quindi costa tanto sparare questo colpo, però vi ricordo sempre che abbiamo il pillage per ricaricare i nostri scudi, per cui potrebbe essere un'idea simpatica. C'è un po' di portata perché il raggio dell'esplosione non è dato da mod che aumentano l'esplosione sul Bellfire, ma sulla portata, sulla nostra Ildrin. Eccola, raggio esplosione 4.35. Per cui ci sta. Qui ho preferito mettere il Corrosive Projection, è sempre il Prime Destroyer, ma volendo sì, qui si potrebbe andare a mettere, come dicevo prima, l'Aviator per prendere il volo con l'Edge Storm e sparare con il Bellfire. In questo caso vi consiglierei quasi quasi di diminuire la portata, perché troppa portata vuol dire tanti nemici all'interno di Edge Storm, che vuol dire ciao ciao scudi. Male, male, male. Adesso andiamo da Helmet, velocemente, vi faccio vedere un pochettino le abilità che ho messo su Ildrin. Adesso partiranno le varie clip che ho registrato nei giorni scorsi, per farvi vedere un pochettino come sono tornato con queste abilità. Il Breach Surge, l'abilità di Wisp, non è male veramente, fa dei bei danni a OE, si sparge molto molto bene con abilità, ha un piccolo difetto, se vogliamo, i nemici devono stare vicini. L'ho provata in simulacro e funziona da dio, spettacolare Breach Surge, in mappa un po' meno. In mappa molto molto meno, a meno che non abbiate anche un'abilità per avvicinare i nemici, ma se c'avete il Breach Surge, no, cioè o metto il Breach Surge o metto le Snare di Cora, cioè ne posso scegliere una purtroppo, e per cui nada. Bella, funziona bene, ma se non avete modo di avvicinare i nemici, ahimè, no. Un'altra abilità ottima, veramente ottima su Ildrin è il Fire Blast di Ember. Con 3 o 4 Fire Blast togliete totalmente l'armatura dai nemici. Questo significa, e gli mettete anche altre stack di fuoco, questo significa eliminare i nemici molto molto velocemente. Questa abilità ha un difetto però, che adesso vi sto facendo vedere. Se usate la build che ho preparato, quella con il 75-45% di efficienza, il Fire Blast costa quasi 1200 di scudi. È vero che abbiamo la seconda per recuperare gli scudi, però 1200 di scudi a livello alto sono veramente tantini. Ma veramente tantini. Urge quindi in questo caso modificare leggermente la build e andare ad aumentare un pochino l'efficienza per
non lo so, far costare sotto i 1000 il nostro Fire Blast. Attenti a non far diminuire troppo la durata, perché questo diminuisce anche l'efficacia del pillage, che è quello che ci fa aumentare gli scudi, ricaricare gli scudi, scusate. Infine, ho provato l'Elemental Ward di Chroma, che è quella che adesso vi andrò a far vedere. Mi spiace purtroppo appunto che non possa farvi vedere anche con il Thermal Thunder, non gli do 48 platini per questo video. Probabilmente è un'ottima abilità su Ildrin, perché oltre alla possibilità di congelare gli avversari, avete anche la possibilità di mettergli fuoco, quindi aumentare nuovamente il danno da fuoco che facciamo con il pillage. Inoltre possiamo combinare i vari elementi. Quella però che vi faccio vedere adesso è l'Elemental Ward di Chroma, che la andiamo a mettere appena nutro Drake. La potremmo mettere sia al posto della quarta che al posto della prima abilità. Mi hanno fatto notare che effettivamente la quarta magari non la uso, però potrebbe servire, per cui perché non tenercela? Con la build che vi ho fatto vedere con il 45% di efficienza, la nostra Elemental Ward costa 770 di scudo. Tanto, ma non troppissimo. Vi ricordo che con l'Elemental Ward, in base al colore emissivo, cambia l'elemento. Vi consiglio, o l'elettrico o la tossina, sono buone entrambe, la tossina forse è un pochino meglio contro l'infestazione. La tossina perché staggera i nemici, li blocca per tantissimo tempo, quindi not bad. Li eliminiamo, li mettiamo che si muovono, perché altrimenti non c'è gusto, e via. Terza abilità, prima e due. Ah, inoltre l'Elemental Ward ci aumenta gli scudi, arriviamo fino a 6000 così. Vedete come si staggerano in continuazione? Anche per il fuoco ovviamente, eh? E quando avrò al massimo Primed Surefooted non cadrò più a terra, si spera. Ok, magari non è il modo più veloce per terminare un fight, però vi ricordo che avete sempre le vostre armi, eh? Cioè non è che un frame deve one-shottare, non è questo l'idea della mia Ildrin, però vi rimetto un attimo fermi così vi faccio vedere cosa accade realmente agli avversari, no? La terza l'abbiamo vista, ci riduce gli scudi, gli fa un leggero danno, con la 2 recuperiamo scudi e va bene, prima che li staggera con l'elettrico e gli fa danno da elettrico. E via così. Guarda il danno. Ora questo è il simulacro e bla 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 bla. Ovviamente proveremo la build anche fuori da qui. Però promette veramente, veramente bene. Ogni tanto, se mi ricordo, colpisco anche con l'arma, soprattutto la Gaze, per attivare il Growing Power, quindi avere più potenza abilità e poi attivare il Pillage. Ma guardate come esplodono i nemici, guardate che meraviglia. Non è immediata, non è bla bla bla, chiamatelo un po' come vi pare, però è l'uso più divertente che ho trovato ad Ildrin. Cioè, guardate che figata. E comunque con questa build potete anche, volendo, usare l'Aegis Storm, no? Sì, consumate tantissima energia, però scudi. Però, e sono inermi, perché molti di loro vengono stunnati dall'effetto elettrico dell'Elemental Ward di Chroma. Non tutti, ovvio, però funziona, dai, che meraviglia. C'è da dire anche che questa cosa funzionerebbe con anche il Tesla Nervous. L'ho provato, non ne ho parlato prima perché non ve lo consiglio di usarlo, e
di Vauban, le pallette vanno in giro e stunnano gli avversari con l'effetto elettrico. Vi consiglio più questo perché oltre a stunnare gli avversari attorno a voi, ok? Grazie mille, un'invasione, fantastico. Oltre a stunnare gli avversari, dicevo, vi aumenta anche gli scudi. Not bad. Ovviamente è inutile dirvelo, non so fino a che livello può spingersi questa build, non so fino a che avversari di quale livello funziona, perché io non faccio long run, inutile, non le farò mai. Però devo dire che contro contro lo Steel Pat, con gli avversari che hanno più vita, più armatura, più... Guardate che bella, guardate che bella. Dovete stare fermi e cliccare 1 e 2 ogni volta che avete la 2 carica, fine. Cioè, cosa volete di più della vita? Cosa? Ci risponde un Lucano, si becca un cuore nei commenti. Raghi, questo video non so bene quanto durerà, spero non sopra i 30 minuti, perché già siamo veramente troppo di registrazione. Quindi la chiudiamo qua. Se non l'avete già fatto, vi invito ad iscrivervi al canale, lasciare anche un mi piace al video, ovviamente se vi piacciono i miei contenuti, lasciare commenti qua sotto, fatemi sapere se l'avete provato Ildrin con l'abilità di, stavo a dire Baruch, no, l'abilità di Gauss. Io comunque fra 10 ore, o domani ormai, quando avrà finito, la proverò comunque, però fatemi sapere se ne vale effettivamente la pena. Io sono Etherion e spero di rivedervi alla prossima. Ciao draghi!